Le Comari sono specializzate nella realizzazione soprattutto di borse. Sede operativa è all'associazione L'Abbraccio di Salerno, dove arriva la materia prima, e già la raccolta di questa ha un suo perché. Siamo particolarmente dediti al jeans perché ci siamo resi conto che in discarica forse con troppa facilità le persone si liberano di questo prodotto che è altamente inquinante, altamente inquinante nella fase proprio di produzione e di realizzazione del prodotto, di questo capo di abbigliamento che è iconico e che indossiamo tutti. Allora, proprio per allungare la vita di questo prodotto, far sì che possa giungere in discarica il più in là possibile, ecco che nasce questo laboratorio che permette di reinventare il prodotto, un'esperienza di upcycling che ci permette quindi di trovare un valore nuovo, dare valore nuovo a quello che sarebbe ormai pronto per essere smaltito. Molte le commesse che arrivano alle Comari che tengono a precisare che non saranno mai un'azienda. Obiettivo primo è stare in compagnia. Il lavoro è tanto e a volte lo si porta a casa. L'ultima commessa è di 100 borse e arriva per un convegno di suore francescane Under 35 che si terrà il 2 gennaio prossimo ad Assisi. Il ricavato, come sempre, sarà diviso in tre parti uguali, fra Second Hand Solidale, che finanzia una missione nel nord della Thailandia, L'Abbraccio e le Comari stesse. Siamo state onorate di questa richiesta, l'ennesima richiesta, da una congregazione francescana che ci chiede di realizzare queste tote bag in jeans per un convegno di suore, quindi 100 borse in poco più di 6 settimane, in maniera tale che possano poi viaggiare oltre i confini.